Buonasera, benvenuti ad un altro appuntamento con Eccellenze Italiane. Siamo all'interno della rubrica dedicata alla medicina. Oggi parleremo di prolassi ed emorroidi. Lo faremo con la dottoressa Rosalba Ceraolo. Buonasera, dottoressa, e Buonasera, benvenuta. grazie. La dottoressa Ceraolo è un chirurgo Sì. generale specializzato in proctologia, diciamo. La dottoressa opera, svolge la sua attività presso la casa di cura Torina di Palermo. Dottoressa, parlando appunto di prolassi, intanto come si fa una diagnosi sul tipo di prolasso? Il prolasso è una patologia che ha dei sintomi che si accavallano, se non addirittura si sovrappongono, con quelli dell'emorroide. Quindi è importante andare a fare una Distinguere, certamente. diagnosi di certezza per evitare di intercorrere in insuccessi terapeutici. La diagnosi di prolasso intanto è clinica perché comunque la cosa principale, la prima cosa che vede il paziente che ne è affetto è la fuoriuscita di tessuto dall'ano. Però a volte potrebbe essere anche un prolasso emorroidario. Quindi andare a ricorrere a delle tecniche tipo la defecografia o la defecografia risonanza magnetica o risonanza magnetica della pelvi fa sì che si possa vedere il tipo di prolasso, cioè che cos'è che si è prolassato all'esterno. Perché abbiamo prolassi di vari tipi. Prolasso che può essere l'intera parete dell'intestino, del retto, che esce fuori dall'ano. Questo è un prolasso completo. Possiamo avere una parte della parete, per esempio lo strato mucoso, e allora abbiamo un prolasso mucoso. Anche qui, in base a ciò, diciamo al percorso nella discesa che fa questo prolasso, ed è il rettocele, in tal caso si associa al prolasso dell'intestino anche il prolasso della parete, posteriore della vagina. O possiamo avere un prolasso che occupa per intero il canale anale, parliamo allora del prolasso anorettale, oppure quello esterno, laddove si ha una fuoriuscita di tutto l'intestino per un tratto che può essere 5, 6, 7 centimetri, quindi abbastanza fastidioso. E mentre quando parliamo di prolasso emorroidario, in realtà è soltanto l'emorroide, sono le emorroidi che essendo di un certo volume, abbastanza consistente, prolassano al di fuori dell'ano. Quindi è di fondamentale importanza identificare il tipo di prolasso per poi considerare il tipo di intervento Da più andare a adatto da fare a fare, livello certo. chirurgico. Dottoressa, quali sono i trattamenti possibili da fare? Allora, per quanto riguarda il prolasso, se è un prolasso mucoso, diciamo che ha trovato un buon riscontro, la tecnica di dearterializzazione che usa Marinaga, laddove abbiamo una legatura dell'arteriola Abbiamo forse delle emorroidaria, immagini relative a questo? Partiamo con le immagini. è quello oggi è stata praticamente, queste sono, abbiamo terapie palliative, che sono la iniezione di farmaci sclerosanti, oppure, ma è terapia dell'emorroide. Invece la tecnica di Marinaga consiste nella dearterializzazione, cioè legatura dell'arteriola che va ad alimentare l'emorroide. Quindi andando a fare una legatura e a chiuderla, eliminiamo l'iperafflusso che va all'emorroide. Nello stesso tempo possiamo procedere tramite una sutura che va in longitudinale dall'esterno verso l'interno di tutta la mucosa anale e andare a fare una pessia, cioè una fissazione di tale mucosa all'interno, più sopra. Quindi esercitiamo un vero e proprio lifting, alzando sia la mucosa e risolvendo quindi il prolasso. E nello stesso tempo andiamo a ridurre l'afflusso di quel sangue che alimenta l'emorroide. In tal caso abbiamo agito sia sul prolasso mucoso e sia sull'emorroide che solitamente come secondo grado si associano a tale prolasso. Altre tecniche invece di cui già sicuramente se ne sarà sentito parlare abbondantemente, la tecnica Longo che interessa invece si usa per il prolasso rettale
completo, sì. Cioè laddove si ha una fuoriuscita, vediamo l'immagine, sì. Laddove si ha una fuoriuscita di tutta la parete rettale, tramite sì. uno strumento che ha una sorta di tagli e cuci, si va a fare una resezione a tutto spessore della mucosa, sì. e nello stesso tempo una sutura dei margini che restano non appena quando si è levato sto cercino di mucosa. Certo. E quindi si ha anche qui un lifting, si alza la mucosa mm-hmm. all'interno mm-hmm. e si risolve sia il prolasso che sì. l'emorroide, parliamo di secondo grado, sì. perché se parliamo di emorroidi di terzo e quarto grado, quindi anche prolassate, sì. in questo caso la tecnica principe è la Milligan Morgan, che per quanto antica è quella che funziona ancora oggi di più. Meglio. Perché ha meno complicanze, la vediamo. E la meno recidive. Sì. Sì. Questa tecnica consiste nell'andare a isolare i tre gavoccioli principali delle emorroidi, sì. Cioè del plesso emorroidario, sì. e si fa una legatura alla base in modo proprio che si viene a bloccare quello che è l'afflusso di sangue, mm-hmm. e poi un'elettroresezione o anche una resezione con bisturi freddo. Quindi sì. vanno praticamente scolpiti dal loro posto anatomico e asportati definitivamente. Ecco mm-hmm. perché è quella che ha meno recidive. Capisco. Perché l'emorroide viene asportata definitivamente. Capisco. Dottoressa, lei è, opera spesso con la tecnica Trilogy. Sì. Ci vuole parlare di questa tecnica? La tecnica del Trilogy è una tecnica che praticamente si usa soprattutto per il prolasso mucoso, come okay. dicevamo prima, sì. e per la riduzione di emorroidi di secondo e terzo grado secondo lieve. E terzo grado. Okay. Perché va a agire su quello che è l'afflusso e quindi diciamo il nutrimento dell'emorroide, sì. si va a bloccare, a chiudere l'arteriola che arriva fino all'emorroide. Sì. E nello stesso tempo si riesce ad alzare sempre con lo stesso procedimento la mucosa riportandola in sede. Questo avviene con uno strumento che è un anoscopio dotato sia di luce propria, quindi agevola, che è quello che vediamo agevola nelle immagini. Sì, e sì. c'è una luce interna, quindi agevola praticamente tutte quelle che sono le manovre chirurgiche, perché sennò saremmo al buio. Certo. Certo. E nello stesso tempo è dotato di un Doppler che ci segnala l'arteriola. Okay. Questo ci dà la certezza di prendere l'arteriola veramente, okay. anche perché quando l'andiamo a legare cessa l'afflusso di sangue. L'afflusso di certo. sangue, e quindi cessa di suonare l'ecodoppler. È chiaro. Nello stesso tempo, tramite una fenestratura che questo strumento ha, facendolo ruotare in senso orario, fa sì che venga fuori il prolasso mucoso. Capisco. Quindi abbiamo la certezza di andare ad agire proprio su quello che è, sulla mucosa che si prolassa realmente. Sì. Viene poi alla fine della sutura fatta una legatura mm-hmm. e quindi si attua l'alzata dell'ultimo punto della mucosa più esterno fino a portarlo all'interno, e quindi si alza tutta la mucosa e rientra il prolasso. Capisco bene. Dottoressa, per quanto riguarda la degenza, che tempi ci sono e il paziente in quanto tempo si riprende fisicamente? Con questa tecnica del Trilogy praticamente il paziente intanto incorre in meno complicanze, che sono i sanguinamenti sì. che abbiamo con la tecnica Longo, sì. perché purtroppo la Longo è una resezione a tutto spessore, certo. e quindi i sanguinamenti possono essere maggiori. Con sì. questa tecnica, che è quasi automatica, mm-hmm. Riusciamo ad avere un decorso che può andare dalle 24 alle 48 ore. Quindi poco. Perché sì, sì. poi il processo sono di cicatrizzazione delle pliche, di tutto il prolasso, avviene piano piano, ma dico non necessita di degenza o di controlli, perché se sì. c'è un sanguinamento lo si ha nelle prime 24 ore. Capisco. Quindi anche per le pazienti, che sono quelle che soprattutto sono affette di questa patologia, soprattutto le donne, sì. Anche per le pazienti diventa, diciamo, un intervento poco indaginoso. Bene. Rispetto a una resezione che viene fatta con la Longo. Io preferisco questo. Capisco, essendoci l'indicazione per tale motivo. Capisco. Va bene, dottoressa, noi abbiamo finito il nostro tempo, lei è stata chiarissima, spero di poter fare presto un'altra chiacchierata con lei, i suoi consigli sono
veramente preziosi. Io la saluto, un piacere di averla avuta una qui. Buona serata. E noi ci rivediamo al prossimo appuntamento di Eccellenze Italiane e auguro a tutti voi una buona continuazione. Thank you.